storia recentissima, che ho inviato una nota al direttore generale dell'ISPRA, molto dura e precisa, anche all'interno dell'ISPRA, ma anche molto importante. Non può essere ammesso che l'informazione diventi merce di scambio o di contrattazione. L'informazione deve essere resa disponibile da sempre, secondo me, ancor più ai sensi del 132, e quindi tutti i giacimenti di conoscenza devono essere non solo resi disponibili, ma rivisitati e resi sostanzialmente coerenti, armonizzati. C'è un lavoro enorme da fare a livello nazionale. Solo un accenno: nella finanziaria del 2012 c'era un articolo quale si diceva che appunto dava mandato ad ISPRA di garantire appunto la disponibilità, l'interconnessione, l'interoperabilità di tutti i dati e big data. In quell'articolo, primo firmatario il viceministro Bubbico, fra parentesi, e tutti i firmatari delle commissioni ambiente del Senato, c'era un DPR. DPR non è stato scritto, non è mai stato emanato. Questo parlo di molto tempo fa, 2012, quindi insomma, l'acqua è passata come passa sempre sotto i ponti. Però evidentemente, quando dicevo prima che ognuno di noi, e tu l'hai sottolineato, deve concorrere, deve un po' spogliarsi per andare avanti tutti insieme, credo che il significato sia anche nel più alto livello della politica. E questo è un punto fondamentale che io vorrei lasciare come spirito e come iniziativa a tutti noi, quindi mi sembra estremamente importante. L'altro punto che colgo, che a me ha fatto molto piacere, si legava al mio accenno prima anche sulla validazione del dato: non è detto che da una comunità scientifica per forza debba venire qualcosa di tout court accettabile da un punto di vista operativo, lo dico da ex scienziato, cioè in qualche modo la ricerca scientifica ha una sua evoluzione, quello che abbiamo detto ieri magari non è vero, domani c'è un suo processo che deve essere correttamente armonizzato invece in una responsabilità operativa e di condivisione pubblica. Credo che questo è il nostro compito. Mi stupisco sempre, anzi mi irrito, anzi non uso il termine genovese per dire questo, quando vedo che i colleghi della comunità scientifica non vogliono fare il lavoro che facciamo noi, cioè dei servizi di responsabilità. Allora non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché non è la loro finalità, la finalità è un'altra, e come diciamo il sistema agenziale nazionale ci sono altri sistemi, quello statistico nazionale penso, e come quello statistico nazionale ce ne sono altri ancora, che non sono strettamente ambiti di ricerca, sono ambiti in cui la ricerca finalizzata è estremamente importante per i servizi. Credo che quello che tu abbia detto è assolutamente fondamentale, d'altra parte la sensibilità ce la siamo costruita insieme. Grazie moltissimo a te. Allora, Maria Concetta, mi raccomando, sinteticamente vorrei, non c'è posto, vorrei chiamare al tavolo Stefania De Francesco, così condividiamo, la vedo laggiù in piccionaia, invece venga qua perché così continuiamo. Direi che facciamo una cosa, un flusso continuo, no? Nel senso che organizziamo anche sull'intervento della dottoressa Giarratano, continuiamo un po' una tavola rotonda, ok? Assieme, che le cederò al più presto. Maria Concetta, a te. Buongiorno a tutti. Ok. Io vi parlerò dei prodotti dell'annuario. Come ha detto il nostro Presidente all'inizio, la produzione editoriale rientra nell'ambito della sistematica raccolta, nella sistematica attività di raccolta, elaborazione e diffusione dell'informazione ambientale a livello nazionale, realizzata con il concorso del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente e viene fatta dall'ISPRA per ottemperare uno dei suoi compiti istituzionali, che è quello di diffondere l'informazione ambientale. L'edizione 2016, come ha accennato il nostro Presidente, si presenta fortemente rinnovata rispetto al passato. Infatti i prodotti dell'annuario, da cui scaturiscono tutte, ricapitolando l'ambiente, dati sull'ambiente, tematiche in primo piano, la versione integrale, scaturiscono tutti dalla piattaforma indicatori. La piattaforma indicatori è una banca dati contenente
quest'anno 306 indicatori, di cui 36 nuovi, 250 sono stati aggiornati, per un totale di circa 140.000 dati organizzati in 450 tabelle e 400 figure. Il 90% degli indicatori è stato popolato con, in particolare, 15 indicatori addirittura popolati con dati 2016, 103 indicatori popolati con dati al 31 dicembre 2015, 108 indicatori popolati con dati al 2014. Ma la grossa novità è una nuova release della piattaforma indicatori. Infatti, la faccio vedere, sto andando dentro il nuovo sito della piattaforma indicatori. Il presidente ha detto: dobbiamo modernizzarci, dobbiamo utilizzare dei prodotti open source. Bene, la piattaforma indicatori, sia nella fase di acquisizione dell'informazione sia nella fase di rilascio dell'informazione, è stata prodotta tutta in prodotto open source. È un pacchetto che ha facilmente esportabile e quindi abbiamo ottemperato una degli indirizzi che il presidente ci aveva sempre dato sin dal suo mandato, quello di avere un prodotto che sia facilmente utilizzabile e anche facilmente esportabile. Quindi si presenta fortemente innovata, ma abbiamo innovato anche la voce indicatori. Gli indicatori in edizione 2016 sono organizzati per temi ambientali. Quando andiamo all'interno di un tema, selezioniamo, gli indicatori si presentano con un grafico che è particolarmente rappresentativo del fenomeno e dell'indicatore, di ciò che rappresenta l'indicatore, e lo stato e trend dell'indicatore. Ma altra innovazione particolare di quest'anno è che noi possiamo selezionare al nostro interno tutti gli indicatori che vogliamo, li mettiamo con un carrello e possiamo creare il report sia con gli indicatori dell'edizione attuale, quindi quella del 2016, sia selezionando indicatori che vengono precedentemente, che sono stati precedentemente elaborati e che si ritrovano all'interno della banca dati. Altra novità che è stata messa ancora più in evidenza è il corsetto degli indicatori di livello internazionale. Come vedete, sono stati aggiunti e è possibile creare dei report su, attraverso gli indicatori che sono presenti nella piattaforma indicatori annuario, report specifici per corsetto di natura internazionale. Quindi se noi vogliamo, per esempio, creare il corsetto degli indicatori che rispondono al settimo programma quadro, che è un'altra delle novità che abbiamo predisposto quest'anno, che è il documento dati sull'ambiente, vengono selezionati 131 indicatori che rispondono ai primi tre obiettivi e su questi riusciamo a costruire direttamente il nostro documento. Un altro dei prodotti che è stato realizzato, che noi facciamo sempre, è la versione integrale. La versione integrale è una raccolta di schede indicatori che contiene sia le informazioni meta sia le tabelle. Ma mi voglio in particolare soffermare invece su due in particolare dei documenti che vengono prodotti: dati sull'ambiente e ricapitolando l'ambiente. Perché? Rispondono all'evoluzione che c'è stata nel nostro paese, ma anche in Europa, l'evoluzione del reporting a livello nazionale e sovranazionale. Noi siamo partiti realizzando l'annuario dei dati ambientali nel 2002, seguendo il quinto programma quadro. Il quinto programma quadro vedeva l'analisi della conoscenza ambientale, quindi le matrici ambientali per temi ambientali. Siamo passati poi, col sesto programma quadro, non solo ad analizzare le matrici ambientali, ma
ad analizzare le problematiche ambientali e quindi ad andare a vedere qual erano il nesso che c'era nel modello di PSIR, quindi la causa, che cosa produceva, qual era lo stato e quali erano le risposte che dovevamo compiere per... E questo segue la logica di un documento che noi realizzavamo fino all'anno scorso, che si chiamava Tematiche in primo piano, e che quest'anno, ma già l'anno scorso ne avevamo fatto una prima stesura, l'abbiamo riportato ricapitolando l'ambiente, che, come ha detto il Presidente, ci ha dato stamattina degli ottimi suggerimenti per il prossimo anno, ne terremo conto e così miglioreremo ulteriormente. Questo documento, sempre così vado molto di corsa, sì, ricapitolando, l'abbiamo ulteriormente arricchito. Come l'abbiamo arricchito? Cercando di mettere dentro il confronto con i dati europei, perché ci sembrava non solo parlare dei dati italiani, ma aggiungere alle problematiche nazionali, vedere quali erano i risvolti nei confronti delle problematiche europee, e abbiamo ulteriormente arricchito questa presentazione quest'anno con 4 infografiche, e speriamo un altro anno di poter fare con tutte le problematiche. Quest'anno le infografiche hanno riguardato la biodiversità, suolo, la pericolosità e clima e cambiamenti climatici. Invece adesso mi soffermo un po' di più su dati sull'ambiente, perché è stata una sfida che abbiamo anche con è stata una sfida anche con il sistema. Noi siamo partiti da 7° programma quadro e da un documento che in itinere che ha predisposto l'Agenzia Europea, nel quale aveva fatto una mappatura di tutti gli indicatori che potevano essere utili per il monitoraggio, soprattutto dei primi 3 obiettivi. Noi abbiamo visto, perché erano più di natura tecnica e quindi coinvolgevano più ISPRA, a cui abbiamo aggiunto in particolare poi altri 2 sottobiettivi, una sulla comunicazione ambientale e una sulle valutazioni ambientali via VAS, perché comunque sono delle attività che in ISPRA abbiamo fatto, perché il 7° programma quadro di fatto c'ha 9 obiettivi, però nelle competenze di ISPRA abbiamo visto che ISPRA rispondeva meglio sicuramente ai primi 3 obiettivi, che erano più di natura tecnica, che erano che sono proteggere e conservare il capitale naturale, un'economia circolare, le emissioni ridotte di carbonio, e il terzo è proteggere la salute umana dai rischi ambientali. È stato fatto, quindi abbiamo visto questo documento di questa mappatura e abbiamo visto che il 90% degli indicatori che venivano proposti dall'Agenzia Europea per l'Ambiente per monitorare il 7° programma quadro erano presenti nella nostra banca dati annuario. Allora abbiamo detto: proviamo a dare una lettura. Abbiamo fatto tutto un esercizio, ci siamo confrontati con la bibliografia, con tutti gli esperti tecnici, e da questo processo abbiamo analizzato e abbiamo selezionato 130 indicatori, e il documento Dati sull'ambiente è stato costruito attraverso questi 130 indicatori che rispondono ai primi 3 obiettivi con i relativi sotto-obiettivi previsti dal 7° programma quadro. Questo documento sicuramente è la prima volta che lo facciamo, l'abbiamo sottoposto al referaggio, perché essendo la prima volta che veniva fatto, l'abbiamo condiviso insieme al sistema agenziale, abbiamo raccolto grandi consensi da questo punto di vista. Questo documento è molto perfettibile, ancora è necessario ancora spendere ricerca e tempo per perfezionarlo ancora di più. Sviluppi futuri, quindi consolidare, e così chiudo la mia presenza, consolidare l'aggiornamento. Io penso anche un nuovo tema che a livello internazionale è quello degli indicatori di GS, di sviluppo sostenibile, e quindi cercare di allineare almeno gli indicatori di sviluppo sostenibile previsti dalle Nazioni Unite, almeno la parte di natura ambientale, di poterli allineare con quelli che sono nell'annuario. E poi sviluppare delle versioni Responsive Web Design, che
di fatto è un termine tecnico, però che mi hanno detto che si siano facilmente distribuibili su Twitter, eccetera. E questo per quanto riguarda, però già mi ha anticipato il dottor Lupo, in realtà noi già abbiamo messo in cantiere delle attività con il sistema, il dottor Lupo l'ha detto, ci sono stati due gruppi di lavoro, il primo gruppo di lavoro ha individuato un corsetto indicatori comuni di sistema, ne sono stati già individuati 60 che sono identici, cioè da domani mattina il sistema, se troviamo una piattaforma comune, li possiamo mettere già subito a disposizione e in rete con degli strumenti da mettere in atto. Su 49 c'è un minimo di lavoro da fare e di perfezionamento per metterli insieme. L'altro lavoro che è stato fatto sempre nell'ambito del programma triennale col sistema delle agenzie è questo report di sistema. Il report di sistema già ne ha illustrati i contenuti il dottor Lupo, è già stato fatto un pod, stiamo per partire con l'attività e prevediamo di realizzarlo quanto prima. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, complimenti per il lavoro.